Questa mattina tre astigiani si sono presentati in questura per denunciare l'ennesima truffa di clonazione dei bancomat. Uno ha denunciato una sottrazione dal conto corrente di 1000 euro, il secondo lamenta una perdita di 600 euro. Ed il terzo si è trovato il conto prosciugato, aveva 1500 euro. La polizia sta cercando di individuare dove e come possano essere stati clonati i bancomat. E ieri al Tribunale di Asti sono stati condannati i progettisti ed i costruttori del ponte Passerella crollato nel novembre del 2005 sulla ferrovia Asti-Torino nei pressi della stazione di Villanova d'Asti. Fortunatamente il crollo sui binari non avvenne in contemporanea con il passaggio di un treno, non ci fu dunque nessuna vittima ma solo gravi danni materiali e l'interruzione per diverse ore del traffico ferroviario. Sull'importante arteria Torino-Genova. Per i progettisti Massimo Massobrio ed Alberto Branda, la condanna è stata di 18 e 12 mesi di reclusione. Per la ditta costruttrice, rappresentata dai coniugi Vittorio Bonelli ed Angela Bove, 6 e 4 mesi di reclusione. La costruzione del viadotto ordinata dall'amministrazione provinciale per facilitare l'accesso allo scalo ferroviario e migliorare la viabilità nella zona è stata poi rifatta da altra ditta appaltatrice. E ieri all'alba su Asti volteggiava un elicottero dei carabinieri con un'operazione improvvisa. In collaborazione con la polizia municipale hanno sgomberato un vecchio cascinale in via La Marmora. La situazione dell'area, tra l'altro adiacente al giardino pubblico del parco caduti del lavoro, aveva registrato negli ultimi tempi un progressivo degrado suscitando le lamentele dei residenti. Da alcuni mesi il fabbricato era occupato abusivamente da una quindicina di extracomunitari. Il gruppo, costituito da marocchini, indiani ed ucraini, è stato portato in caserma per l'identificazione. La casa, considerata pericolante, era anche. Centro di aggregazione di malavitosi e sbandati attivi nella microcriminalità ordinaria. Alcuni dei fermati sono clandestini e di conseguenza saranno espulsi dal territorio nazionale. E forte del successo riscontrato nell'agosto dello scorso anno, ritorna da domani a Costigliole d'Asti il Palio dei Borghi. Alle 18.30 nella sala del Consiglio del Comune è prevista una breve cerimonia inaugurale, seguirà il corteo per il campo sportivo di Regione Salerio dove in serata, dopo una grigliata, sono previsti i primi due incontri del torneo di calcio a sette giocatori. Nel primo si troveranno di fronte annunziata Sant'Anna, detentore del Paglio 2010 e, il Borgo Salerio nel secondo match, il Borgo Centro incontrerà il Borgo Boglietto Galletto. Si giocherà poi tutte le sere con gli altri borghi, il San Carlo che schiererà anche il nazionale Diego Fuser, il San Rocco, Motta, Bionzo, Valcioccaro, Sabionassi, Loreto, FC Boglietto e Santa Margherita. Le finali sono previste il 7 luglio, la finalissima sabato 9 luglio. E Con questo da Asti è tutto, grazie per l'attenzione e restituiamo la linea allo studio.